Ugo Fronti, quanto brucia subire una sconfitta così all'ultimo con il Civitecchia che era rimasto in 10 ma aveva avuto la forza di pareggiare e poi aveva quel calcio di punizione con Merino da cui poi è scaturito invece il contropiede? Ma quello è clamoroso, insomma, e per cui brucia, però è giusto così, era giusto che perdevamo perché abbiamo fatto poco per vincerla, e invece questa è una partita che andava interpretata in un'altra maniera. Poi bisogna prepararsi bene, noi dopo la partita contro la vittoria con la Dispoli è cambiato tutto il Civitavecchia, allenamento siamo in pochi, ci alleniamo pochi, settimane intere gente che non viene, chi per un motivo, chi per un altro, il calcio. Siccome ancora io lo reputo una cosa seria, noi in questo momento siamo tutto tranne che seri, ecco i risultati che poi alla fine ci penalizzano, è giusto che sia così. Quindi nei prossimi giorni si farà sentire. Ma già mi sono fatto sentire, penso, abbastanza. Il calcio è ciò che viene, ti viene al campo, ti alleni come ti devi allenare, no? Che una volta sì, due volte no. Giocatori che questa settimana non si sono mai allenati, ho dovuto metterli in campo per forza, non è possibile che sono 2 settimane che andiamo avanti con questa storia. Non è più tollerabile, anche perché la classifica presumo che si sia accorciata, per cui bisogna rimettere la testa bassa come eravamo a suo tempo e pedalare e allenarci e poi sperare di fare risultati, che così non andiamo molto lontano. Paolo Caputo, venivate da un periodo molto complicato, avete trovato una vittoria importantissima. Soddisfatto sia della prestazione che del risultato arrivato proprio al fotofinish? Sarei un pazzo se non lo fossi, contentissimo, anche perché abbiamo battuto un'ottima squadra, molto quadrata, che anche in inferiorità numerica ci ha dato tanto filo da torcere. La partita è stata equilibratissima fino all'ultimo spunto, insomma, del gol vincente di Rossi. Potevamo vincere entrambi, siamo stati un pochino lenti a capire che eravamo in superiorità numerica, però alla fine va bene così, usciamo, stiamo mettendo un piede fuori da un tunnel veramente buio, questo ci deve essere da sprono, ci deve dare forza, consapevolezza che se si gioca in 20, compresi quelli che vanno in tribuna, i risultati si possono ottenere. Cosa hai pensato quando Baroncini ha fatto quell'errore? Devo essere onesto, mi è dispiaciuto per Stefano perché un ragazzo che ci ha dato una mano così, dispiaceva per lui. Beh Fatto anche diverse parate comunque. sì, Baroncini non lo conosco io, è apprezzato da tutti, specialmente qua a Civitavecchia. L'attimo prima che poi è successo quell'incidente, insomma, aveva fatto una grossa parata buttandosi sui piedi dell'avversario. Ci può stare, però sempre grazie, grazie di cuore.